Ciao a tutti amici Tarkroxiani e ben ritrovati in questo nuovo video. Come promesso, oggi vado a fare la missioncina, quella terribile dell'evento dove potete prendere un sacco di ricompense, nel quale vi avevo parlato nel video precedente di questo, l'isola del tesoro mutante. E voglio però prima ringraziare tutti gli amici Tarkroxiani che hanno dedicato un minuto del loro tempo per commentare con un consiglio su chi potenziare tra i miei eroi 5 stelle. Come avete visto nel video precedente, che ero indeciso, siete stati tanti, grazie moltissimo dei consigli, e vedremo nel prossimo video l'evoluzione tarkroxiana di alcuni di questi eroi, l'eletto, il prescelto, che già forse potete capire chi ho scelto di potenziare guardando i commenti del video che ho fatto prima di questo. Ora, bando alle ciance, andiamo subito ad aprire, a cominciare l'isola del tesoro mutante. Ho, mi sembra, se non mi ricordo male, almeno una ciava da usare quest'oggi. La ciava è leggendario, e dopo il leggendario molto probabilmente andrò a fare anche l'epico, perché ho letto nei vostri commenti che qualcuno di voi mi ha consigliato di fare anche l'epico, perché io non lo sapevo, ma anche l'epico ha delle dei premi molto interessanti, come ad esempio un'altra gemma del risveglio eroi 5 stelle, che a me in questo caso fa tanto comodo. Ora facciamo innanzitutto, andiamo a mettere qui un team desiente per affrontare questa missione. Ora mettiamo Elsa, purtroppo Ulcragnano ce l'ho in missione al momento, poi porterò Niki, Medi, e credo che, giusto per sicurezza, mi porterò la mia Scarlet, anche se è 4 stelle, che blocca il rubio a potere. Dovesse uscire fuori il mostruoso Wolverine Armaiz, Scarlet potrebbe essermi d'aiuto. Oppure potrei invece portare una Guillotine, dovrebbe essere meglio perché inverte il potere, quindi porto la Guillotine per eventualmente il nemico finale, se c'è Wolverine. E un altro eroe, Fantasma, la porterei, però ancora non ho il pieno controllo delle sue abilità, quindi mi sa, andavo più sicuro con un eroe 5 stelle, infatti mi sa che porterò Void, anche Void contro X, Wolverine, arma X dovrebbe essere sufficiente. Vediamo un attimo, quindi a questo punto leverei Guillotine se porto Void. Vediamo un attimo ancora 5 stelle valido che potrei portare. Emma Frost, altra eroina che mi piacerebbe potenziare prima o poi, perché Emma Frost davvero, ragazzi, con la mossa speciale 2 fa dei danni rilevanti, e poi ogni volta che ha lo scudo diamantino è immune praticamente a quasi tutto, quindi a sto giro ne porto pure lei. Salvo e vado avanti e vediamo un po' cosa succede. Allora, Paraponzi Ponzi Pe, in questo giro, anzi in questa missione in collezionabile, c'era, che volevo terminare di prendere, 600.000 d'oro due volte, altre 1000 schegge di eroe 6 stelle. Me ne mancano appena 500 per prendere il mio quarto eroe 6 stelle. E vediamo un po'. Ah, ce ne sono 2000 schegge cristallo eroe 6 stelle. Ok, allora sapete cosa faccio? Mi butto sulle schegge eroe 6 stelle, poi mi dedicherò a loro in questi giorni per avere un po' d'oro da parte e potenziare gli eroi
che presto saprete. Allora, vediamo. 1000 schegge più vicini sono di qua. Quindi, paraponzi, ponzi, pa, andiamo qua. Ok, da cap. Camminiamo fino a cap. Vediamo un po' se con questi eroi riesco ad affrontare tutti i nemici, ma soprattutto sperando di non incontrare Wolverine Arma X. Di completare la missione rapidamente. Ecco qui cap. Andiamo da sotto. Apriamo cancello. Perfetto. Allora, io parto con la mia Emma Frost. Concentrazione. A farvi vedere la potenza di Emma Frost qui con la mossa speciale 2. Prima vediamo se ne scarica lei. Eccola, scaricato. E ora facciamo caricare il contatore almeno fino a 9. Spada BAM 13.000, ragazzi, non so bruscoli, e andiamo avanti così. Bene, ce la puoi fare, tanto continua così. Oddio! E di nuovo 4 più 1000 circa. Ah. Bene, va bene. Ricordo che gioco con il gesso, quindi i miei movimenti sono un pochino offuscati. 5 e 4, 9. Raga, non so bruscolini. Certo, ci metto una vita, ma non ci importa la fretta, a noi ci interessa il risultato. Mamma mia, ma quando mori? Vediamo se muore. E non muore ancora! Oh, puntura potente! Eh sì, perché Emma Frost applica anche puntura potente. Andiamo avanti! Vediamo, primo punto interrogativo, eroe mutante, usiamo di nuovo Emma Frost, anzi no, adesso mi faccio un giro con Medusa. Ah! Il mio nemico numero uno. Vediamo quanto ci metto a far fuori domino. Quanto la odio. La odio naturalmente quando me la trovo contro. Quando ci combatto io con il domino la amo. Ah, bastarda! Hai vaduto! Ah, maledetta! Hai vaduto la speciale 2! Vabbè, non lo faccio più. Fate sempre. Quando c'ha fortuna, ma c'ha sempre. Vabbè. Dai, bomba! Ah,
Evadi questo. Ah, non gli ha dato, no. Scusa, infrantone, non gli ha dato. Mi sta facendo soffrire. Mi sta facendo soffrire. Vediamo se riesco a fargli almeno di nuovo una mossa speciale. Due. E sì, stavolta l'ha presa tutta stordita. Doppia scarica. È arrivato il momento per questa Domino di farsi da parte. Ciao ciao baby. Vai, vai così che voglio il premione. Puoi aprire il mio eroe 6 stelle, quindi rimanete seduti. Ce ne saranno di belle, di belle. Ora voglio usare un Nick Fury. Nick Fury, ottimo eroe. Peccato che ancora non sono riuscito a risvegliarlo. Ah, birbascione, volevi farmi la speciale? Io intanto ti metto il sanguinamento perpetuo. E dopo ti sdrumo con la speciale. Dai, dai. Oh. Mamma mia, ne stava. Dai, falla di nuovo. Meglio farsi fare la special 1 da Hulk, mi raccomando, perché la 2 è un po' fastidiosa. Inoltre diventa invisibile, quindi fatevi fare sempre la 1 da Hulk. Ok, anche Hood è stato eliminato. Perfetto, ho tutti gli eroi quasi al 100%. Ora incrociate le dita per me, spero di non incontrare Arma X. Wolverine Arma X, perché mi è mar de panza. Anche Uomo Ghiaccio è fastidioso. Vediamo un po' chi esce. Vado innanzitutto con Emma Frost, tanto per assaggiare il terreno. Sì, andiamo! Ah, meno male, Chico Cabello. Cabello mi ha preso con un laser. Io scarico subito la 1, perché così mi dovrebbe dare di nuovo l'armatura, avendo meno potere di lui. Eccola. Benissimo, la special 2 di Gabriel è più facile da schivare e Tacrox lo prende in pieno. Ma che cavolo, parlo sempre troppo, mannaggia. È il gesso, è gesso, non è colpa mia, raga. Allora, adesso userò Nick Fury. Porto in ordine, io li attacco in ordine di forza, dal meno forte al più forte. Intanto è già partita la degenerazione, evidentemente, perché gli ho messo sanguinamento. Deve essere un buff di Gabbele, quindi morirò presto. Vediamo se riesco a fare almeno una speciale 1, così dalle maglie un po' delida. E arrivederci. Ok, adesso andiamo con Elsa Bloodstorm, perché c'ha lo svantaggio, così me la levo subito. Elsa Bloodstorm, raga, spacca da paura. È davvero forte.
vorrei anche lei potenziarla, appena possibile. E infatti ora Darkrox non delude, riesce a schivare la speciale 2. E la 1 però la prende tutta in pieno! E vabbè, succede. Ehi, distrutto! Azzo! Tempismo sbagliato, orribile! Vediamo se gli riesco a fare la 2. E prima di morire gli ho lanciato gli ultimi colpi che avevo in canna. Ora paro di Void perché Medusa mi trovo sempre meglio, anche perché comunque c'è un attacco più forte di Void. Vediamo un po', magari parte la degenerazione, parte la rianimazione. Vabbè, va. La parte il rianima a Cap quando c'ha quella cosa che inverte il potere a Void. Vabbè, avete capito, devo concentrare. Non mi fate parlare e giocare che poi perdo. Avete capito che cosa sto dicendo? Se non l'avete capito, consultate il manuale Darkroxiano. Potere straripante, non ti temo. Ti è becche della special 1. Muori, 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 muori. Porca miseria, ho rischiato una degenerazione. T'attacco un altro debuff, beccate questo. Contemporaneamente tenepi in altro. Stai morendo. Non importa chi hai trovato di fronte. Ora, se conosci un dio, comincia a pregare. Muori, muori. E scarica la 2, se no stiamo qui fino a domani. Oddio! Grazie. Ecco qua. E adios, amico. Yuhu! Yuhu! Liscia questa come l'olio. Meno male che non c'era Wolverine Arma X, perché quella è una grande spina per il naso. Mi prendo le mie belle 1000 schegge cristallo eroe 6 stelle e raga, andiamo subito ad aprirlo perché non sto più, è nelle piume. E vediamo un po' il mio quarto eroe 6 stelle. Ma prima! Prima andiamo a vedere insieme i miei eroi 6 stelle. I miei eroi 6 stelle. Allora, ci abbiamo Mimì, Pipì e Cacà. Come vedete, non è un granché di eroi 6 stelle. Spero di non prendere peggio di questi, ma di prendere qualche cosa che mi farà gridare come un urlo Darkroxiano. Ormai lo conoscete. Urlate insieme a me lo Sbadabem, vi voglio sentire. Andiamo ad aprire, raga, quarto eroe 6 stelle Darkroxiano. Urlate con me, vi prego, supportatemi! Vediamo chi esce. Sbalade! Raga, Aigon, ho fatto tombola, ma non mi ricordo di preciso se Aigon è uno che smadonna solo se risvegliato. Se voi lo sapete già, mettetemelo nei commenti. Ma porca zozzetta, me sa che ho fatto il botto. Me sa che ho fatto il botto. Mo l'andiamo un attimo a vedere, così giusto per parapè. Porca zozza, datemi subito il filtro qua 6 stelle. Datemi subito Aigonno informazioni. Allora, assalto implacabile, sì. Aigon può mantenere il suo contatore combo da uno scontro all'altro. Ah. Raga, Sbadabem!
Sbaradam! Quindi, risvegliato è mostruoso perché mantiene le combo, però è mostruoso anche non risvegliato, visto che ha la sua abilità simile a Star-Lord di fare più danni man mano che il contatore combo sale. Quindi di brutto c'ha che magari fate un combattimento, arrivate a 200 combo e vincete il combattimento, dopo ripartite da zero. Mentre se è risvegliato rimane così. Da come ho capito io, poi correggetemi se sbaglio. Raga, raga, ho fatto bomba! Taglie! Sbaladan! Sbaladan! Basta, basta. Bene ragazzi, io lo potenzio giusto per levare un attimo il 3 mannaic, così poi ce l'ho già da vedere, insomma, da quelli, ecco, da potenziare. Diamogli un attimo una decina di questi e poi gli do talento. Dovrei averne di talento. Oddio, che marde avanza! L'emozione è tanta! Scusate. Mamma mia, come sta? Dammi tutto per I go. Mamma, ancora, mamma mia, quanto mangi tuo figlio. Un po' di insalata verde, che fa bene, e poi un po' di carne rossa, eh? Ma così mi vengono! Sto sclerando, scusate. Spero che avete esultato insieme a me, ragazzi. Peccato non potervi ascoltare, sarebbe una cosa assurda. 24. E vediamo di arrivare a 25. Dandogli ancora le talento, così risparmio. Cioè, non risparmiate l'oro, però un 5000 di rosso, cioè dello stesso seme, non mi viene la parola adatta, avete la possibilità di pagare uguale, ma gli arrivano più dindirindindini a lui. Dai, ma potevi dar subito uno da 5. Eccolo qui, Aegon, 8890 spadabini. Porco giù, Aegon, per portarla a rango 2 c'ha bisogno già di 3 catalizzatori basilari grado 5. La fresca de Capuraschia. Mica se fa così. 8890 è il primo bomborone. Korg non mi pare che c'ha tutta sta cosa. Ah no, sì, pure lui, perché sono i 6 stelle. Sono i 6 stelle, sono tutti così. Vabbè. Ho detto una cavolata. Succede anche ai dei come me. Ok, è 6 stelle. Ok. C'ha bisogno di un grande accumulo, raga. Nel prossimo video, dove vado a potenziare uno di quei eroi 5 stelle che mi avete consigliato, uno, due, non so quanti saranno, andrò a testare anche il temibile Aegon 6 stelle a rango maxato a rango 1. Non me poteva andare meglio! E il video di oggi, cari amici Darkroxiani, finisce qui. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta sta pescata. Vi do appuntamento al prossimo video, che ormai potrebbe essere domani, chi lo sa, non lo so. Vi auguro buon proseguimento di game e bella a tutti se beccato. Ciao! Beamo!